Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti al TG. Oggi è San Valentino, il giorno degli innamorati. Tante coppie di innamorati si organizzano per trascorrere questa fatidica giornata con la propria dolce metà, tra fiori, cioccolatini e cenelume di candela. La tradizione vuole che gli innamorati si scambino piccoli doni, fiori o cioccolatini, ma vediamo dove affonda le sue radici. A voi il servizio. Salve, c'è nessuno qui? Salve? Che cosa ci fai qui? Non potevo mancare. Questi sono per te. In realtà, sono per te. Leggi il biglietto. Di sì. Tua zia è stata gentile a scriverlo per me. Ellen, tu sei la mia migliore amica. E a un certo punto sei diventata molto più di un'amica. Insomma, sei stata a lungo il mio più grande rimpianto, ma poi all'improvviso sei tornata come un fulmine nella mia vita con i fiori sbagliati. Ed io ti ho amata. E ti amo ancora. Vuoi sposarmi? Potrà sembrarti folle, ma tu mi hai spinto a correre un rischio, perciò vuoi correrlo con me? Prometti di tenermi la mano? Per sempre. Sì. Fiori, cuori, cene romantiche, rose, orsacchiotti, palloncini a forma di cuore. Insomma, regali per celebrare una ricorrenza presente in gran parte del mondo. San Valentino è una giornata che da circa 600 anni è dedicata agli innamorati che in questo giorno si scambiano doni e frasi romantiche per rendere più forte il proprio amore verso l'altro. Però in pochi si sono chiesti da dove provenga questa ricorrenza. Ancora oggi ci sono miti e leggende sulla vera identità di San Valentino. Il mese di febbraio rappresentava per gli antichi romani il periodo in cui si preparava la stagione della rinascita, rito pagano e antica festa della fertilità romana che per un'iniziativa della Chiesa cattolica venne cristianizzata dal Papa Gelasio I che istituì il culto di San Valentino. Il santo nacque a Terni, la città diventata poi meta di pellegrinaggio per gli innamorati. Secondo le fonti, San Valentino nacque a Terni nel 176 d.C. e morì a Roma nel 273. Fu vescovo e martire e per questo ancora venerato dalla Chiesa cattolica, da quella ortodossa e da quella anglica. La Chiesa attribuì al martire di Terni la capacità di proteggere i fidanzati e gli innamorati indirizzati al matrimonio e ad un'unione allietata dai figli. Insomma, la vera storia di San Valentino è un po' avvolta nel mistero, a metà tra realtà e miti che però hanno un unico fattore comune, l'amore eterno che ogni anno celebriamo il 14 febbraio. Si prepara così la festa degli innamorati a Pola con installazioni luminose e decorazioni a forma di cuore nel centro della città, dove in mattinata sono state distribuite ai cittadini i fiori di garofano.
Le nostre telecamere si sono avviate verso il centro di Pola per chiedere ai passanti come trascorreranno la giornata degli innamorati. Per caso è successo che oggi è proprio San Valentino e in questo giorno inizia la nostra piccola fiera presso il mercato di Pola, quindi ci siamo ricordati di distribuire i garofani ai passanti. Devo ammettere che abbiamo aperto presto e tutti coloro che sono trovati stamattina a passare per le vie del mercato hanno avuto il loro fiore in dono. E probabilmente stasera ci fermeremo in appartamento, dato che non siamo del posto. Purtroppo non usciremo per festeggiare. E oggi San Valentino, cosa ne pensi di questo giorno? Te l'ho detto prima che per me San Valentino è tutto l'anno. Non, è stupida questa festa oggi. Un altro che mi porta la rosa. No, è un garofano. Grazie, molto gentile. Proprio stavo dicendo quello che io... Infatti neanche le mimose mi piacciono meglio. Lo dicevo alla mia amica adesso. Quindi per lei San Valentino è tutto l'anno? Ma certo, ma dai, che bisogno hai di ricordarti il 14 che sei innamorato? Ma de che? Se sei innamorato sempre. Vero. Ti saluto, ciao. Grazie, grazie. Guarda, mille. È stato molto gentile, mi ha regalato addirittura il garofano, ecco. Neanche la mimosa, vedi, ha capito che le mimose non le piacciono. Ciao. Grazie, ciao. Buona giornata. E vissero felici e contenti. Sì, amore, hai preso l'insalatina. Lo sai perché ho preso l'insalata? Perché c'hai paura del carboidrato. Perché sono a dieta. Brava amore, brava. Brava amore. Io apprezzo lo sforzo. Quindi sono grassa. Credo di non aver mai usato questa parola negli ultimi 3-4 mesi. Beh, apprezzi che io faccia quello che tu chiami uno sforzo, il che presuppone che tu pensi che io per dimagrire debba fare un enorme sforzo e che quindi io sia irrimediabilmente obesa e con i brufoli. Amo pure i brufoli. Vedo che l'hai notato. Che cosa? Il mio brufolo. Scusa se non sono perfetta. Ma amore, io ti amo anche col brufolo. Quindi confermi con brufolo? Mamma, ma hai fatto vedere te? Ti c'è il vulcanozzo! Ti spremi, esce da tutto! Fammi toccare! Amore, stai calma, adesso. Aiuto, polizia! Aiuto! Come polizia, ma pure le guardie! È in corso la ricostruzione del piccolo teatro romano di Pola, del valore di 25 milioni di cune, di cui 8 milioni e mezzo provenienti da fondi europei. Insieme al vicino Museo Archeologico dell'Istria, il cui restauro è in via di completamento, la ricostruzione del piccolo teatro romano cambierà completamente la parte antica della città. Il Museo Archeologico dell'Istria, sotto la cui giurisdizione il piccolo teatro romano, partecipa al progetto con quasi 17 milioni di cune e l'ente per il turismo del comune di Pola come partner con 165 mila cune. I lavori dovrebbero concludersi a maggio di quest'anno. Il restaurato piccolo teatro romano potrà ospitare fino a 2.000 visitatori e la sua integrazione con l'edificio ristrutturato e ampliato del Museo Archeologico dell'Istria, che incorpora una facciata multimediale in vetro, una nuova mostra permanente, ambiente lapidario e paesaggistico con reperti archeologici integrati, arricchirà l'offerta turistica di Pola, dell'Istria e dell'intera Croazia, ha affermato il direttore del Museo Archeologico. Il piccolo teatro romano in fase di ristrutturazione nell'ambito di un progetto più ampio, ovvero la ristrutturazione del blocco 18. Il blocco 18 è uno spazio museo-galleria situato nella parte orientale del centro storico di Pola ed è costituito dal Museo Archeologico dell'Istria, un piccolo teatro romano e il castello. Il Museo Archeologico dell'Istria lavora da molti anni al restauro sistematico dell'intero complesso in più fasi. Abbiamo appena concluso alcune fasi sul completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio del museo stesso. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto l'autorizzazione all'uso di un grande schermo multimediale situato sul retro dell'edificio. Stiamo lavorando alla ricostruzione e alla conservazione del piccolo teatro romano, che è l'unico teatro conservato in Croazia. In quanto tale è incluso nell'elenco dei monumenti di importanza nazionale della Repubblica di Croazia. Per molti anni la ristrutturazione è stata preparata in collaborazione con l'Ufficio per la conservazione della città di Pola. Il piccolo teatro romano è di proprietà della città di Pola. Il Museo Archeologico dell'Istria è il custode dell'edificio e in collaborazione con il comune abbiamo iniziato con la ristrutturazione del teatro lo scorso anno, a maggio, precisamente il 10 maggio.
Malo rimsko kazalište bilo je u funkciji u antičkom. Il piccolo teatro romano era in funzione nell'antica Pola nel primo e secondo secolo dopo Cristo. Però Pola possedeva anche un altro, più grande teatro romano, situato a Montezara, che poteva ospitare fino a 10.000 visitatori. Purtroppo di esso non sono rimaste molte tracce. TG Flash. Nell'ambito del programma Air Artist in Residence, la città di Rovigno, in collaborazione con Salisburgo, offre la possibilità di uno scambio artistico agli artisti di Rovigno. Pertanto, dal 10 al 24 gennaio è stato pubblicato l'invito per tutti gli interessati. Alla seduta della commissione per la scelta dell'artista rovignese è stato selezionato all'unanimità il candidato Rino Banco di Villa di Rovigno. Si tratta di un giovane scultore che lavora come assistente e collaboratore esterno all'Accademia delle Arti di Fiume. I rappresentanti della locale associazione dei combattenti antifascisti, i rappresentanti della città di Parenzo e della comunità degli italiani hanno reso omaggio al giovane combattente antifascista di nazionalità italiana, Bruno Valenti, con la posa di corone di fiori e con un minuto di silenzio. Ai presenti si sono rivolti Arduino Matoscevic e il vice sindaco Ugo Musizza. Nell'ambito del progetto, l'Accia di Capodistria organizza il primo di una serie di laboratori gratuiti sulla tematica di consumo di cibo sano a chilometro zero. L'esperta darà ai partecipanti alcuni consigli pratici su come coltivare le piantine a casa. Il laboratorio si terrà domani dalle ore 13 alle ore 15 nel giardino Purissima a Spondi e Scofie. Lo scorso weekend al Dramma Center del Teatro Seitz di Fiume è stato riproposto lo spettacolo Il bonsai ai rami corti. La PIS è stata la prima assoluta al Teatro di Fiume nel 2020, dopo la chiusura totale causata dalla pandemia. In veste di protagonista de Il bonsai ai rami corti c'è Serena Ferraiuolo, che interpreta con grande forza e umorismo i mille drammi di una donna sola che passa le giornate a fare ammaglia, bere vodka martini e registrare tutorial. A farle compagnia una sola amica, l'intelligenza artificiale Alexia. E poi dopo c'è Jazz Sense. Ok. È vero? Dopo c'è solo Jazz Sense. Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Giuseppe Nicodemo, al quale è stato proposto di fare un seguito sullo stesso tema. Il pubblico fiumano, infatti, presto potrà assistere all'intera trilogia che tratta il tema delle nuove tecnologie, coprodotta dal dramma italiano dello Seitz e il Teatro Miela di Trieste. Il bonsai ha già fatto il giro di molte comunità degli italiani dell'Istria e continuerà a farlo durante tutto il 2022, ma questa è la prima volta che viene proposto nel nuovo Dramma Center, scena alternativa del Teatro Nazionale di Fiume. L'atmosfera intima della sala spettacoli del Dramma Center, con 50 posti a sedere, ha reso lo spettacolo ancora più intenso. Il pubblico ha apprezzato la prossimità della scena e ha premiato Serena Ferraiuolo con lunghi applausi. Ed è stato molto bello perché è una sala piccola e il pubblico è vicino ed è stato bello sentirli così calorosi e sentire il loro applauso alla fine. Tra sole due settimane, all'interno dello stesso spazio, debutterà lo spettacolo Le intelligenze artificiali al wellness. Terzo spettacolo della trilogia delle intelligenze artificiali. Le intelligenze artificiali al wellness. Vedremo l'altra faccia della medaglia, le due intelligenze artificiali in scena in un wellness. Nel terzo capitolo della trilogia saranno proprio le intelligenze artificiali a raccontare il loro punto di vista, mentre il pubblico scoprirà che la bellezza della vita e dell'essere umani sta proprio nel vivere con i propri dubbi e problemi d'amore. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera. Grazie della vostra attenzione e vi auguriamo una buona serata. Alla prossima!